Nathan Ever numero 160. Sotto la maschera eravamo rimasti. Che novità ci sono? La giornata è stata frenetica, gli scout locali hanno portato un po' di informazioni. Dai, aggiornami. Siamo ancora messi male con le comunicazioni, l'area è satura di contromisure elettroniche del nemico, non funzionano nemmeno le radio portatili. Non mi sorprende. Che dolce. È la base di CAD. Perduta. Alcuni di quelli come noi che si trovavano in perlustrazione all'esterno, credo che si siano salvati. Ma all'interno deve esserci stato un massacro. Il comando ha delle grosse responsabilità. Possibile che non si aspettassero un attacco? Non lo so, te l'ho detto, siamo isolati. È stato dato troppo peso all'operazione nello spazio. Forse nessuno si immaginava che gli abitanti di Melpomene sbarcassero truppe sulla Terra. È vero, Luke, ma la base di CAD era un obiettivo strategico, controllava l'intera zona del settore 103. Ci hanno messo anni a trasformare parte del deserto in zone coltivabili e questa è una guerra per le risorse alimentari. Ricordati che la prima mossa della Terra è stata attaccare le serre segrete di Melpomene. Non credo che il motivo dell'attacco a CAD sia stato quello. C'è sotto qualcos'altro. Uzak, il capo dei nativi che ci ha salvati, mi ha detto che questa zona degli altipiani è un posto davvero speciale, quasi unico al mondo. Per quale motivo? Noi subiamo l'interferenza del nemico a causa della vicinanza, ma quest'area, grazie alla sua posizione sgombra, dà altre interferenze. Il nemico da qui può effettuare tutte le comunicazioni che vuole. Interessante davvero, ma perché mai gli abitanti di Melpomena hanno bisogno di prendere il controllo di una zona con simili caratteristiche? Forse per installarvi una centrale di spionaggio elettronico in modo da controllare tutte le comunicazioni terrestri. Dimentichi che le comunicazioni militari viaggiano su frequenze in codice, vero? Ma se si riuscisse a decrypterle, se gli abitanti di Melpomene trovassero il modo di infrangere i codici di sicurezza terrestri per ricevere gli scambi di informazioni tra i nostri vari comandi, perderemo la guerra. Spero che anche i nostri generali riescano a cogliere questo pericolo. Già, ma adesso dei nativi. Hanno trasferito le loro famiglie in questo villaggio, che era abbandonato da anni per proteggerlo. In questo momento gli uomini sono tutti a sorvegliare il passo montano che conduce qui. Se il nemico si avventurerà lungo quel passo, lo attaccheranno. Non hanno alcuna possibilità di farcela. Non so, sono molto motivati, allora non importa nulla del conflitto in sé. Proteggono le loro fattorie e le loro famiglie.
Già, contro dei mostri, infatti, altro problema, i soldati di Melpomene, cosa ricordi? Che non sono umani, avanzano di inaccolati, non parlano tra loro, non comunicano e non ne mettono un solo urlo, nemmeno se colpiti. Ma cosa sono? Forse mutanti, forse qualcos'altro. Melpomene non ha le risorse umane della terra, immorale, terribile se vuoi, ma a loro manca la canna da cannone. Quindi credo che abbiano creato quegli esseri per fare delle truppe. Soldato, Slam. Uzzak ti vuole, loro vengono al passo. Arrivo. Resta qui, Melody, sei al sicuro. Va bene, Maliuca. Sette, ti prego. Catalang, Catalang, Catalang. Non sono molti, ma hanno un carro pesante. Ci sottovalutano però, idioti a passare per la gola. Già. Ma non sarà semplice fermarli. Comunque dobbiamo tentare o arrivare al villaggio. Cosa hai in mente? Gli altri miei uomini sono in posizione ai lati della gola, li prenderanno dall'alto, noi frontalmente. D'accordo, Uzzuk. Questo non mi serve. Che vuoi fare? Userò io il camminatore, terrò la posizione di centro, statemi attorno. Come vuoi, soldato? Allora è deciso, muoviamoci. Cucurunc, cucurunc, cucurunc. Adesso. Vai, facciamoli a pezzi. Blam, non dateli tregua. Capo, capo, blam, blam. Blam. Argus, blam, bratatata, capo, avanti, oltre questa gola non passerete, capo, bratatata, skunk.